Allora, vediamo ora la parte di teoria diplomatica, va bene? La parte di teoria diplomatica riguarda tutto quello che è la produzione dell'aria compressa. La prima cosa da guardare è il circuito cromatico. Voi siete abituati a vedere l'aria nei circuiti logici. Prendiamo l'aria e la mettiamo sotto la valvola che alimenta il sistema, va bene? Però chiaramente dietro a questo simbolo aria che voi mettete sotto l'attuatore o sotto le valvole ci sta tutto un sistema di produzione, che è quello che riguarda la teoria, va bene? O meglio, cosa noi dovremmo vedere? Noi dovremmo analizzare i componenti di questo circuito cromatico. Questo è un circuito cromatico schematizzato, la parte impiantistica. Da cosa è fatto il circuito cromatico? Eccolo qua. Allora, il circuito cromatico è fatto da uno che è il filtro, chiaro, il filtro di aspirazione. Filtro che ha il compito di aspirare l'aria, separare la parte solida, che ovviamente può danneggiare tutto quello che è la componentistica meccanica, perché la polvere, l'aria è comunque un qualcosa che può danneggiare il sistema. Successivamente abbiamo il generatore di pressione, che è un compressore, che ha il compito di convertire l'energia meccanica in energia di pressione, che è poi quello che voi, quando mettete sotto la vostra valvola nel circuito logico, mettete l'aria in pressione, quella che poi fa muovere l'attuatore. Poi abbiamo il 3 che è uno scambiatore di calore. Perché uno scambiatore di calore? Perché abbiamo visto che la portata in volume dell'aria dipende dalla portata, cioè la portata massica dipende dalla portata in volume moltiplicata per la densità, vero? Cioè la portata di massa d'aria, che quella che poi fa la potenza, perché la m di aria che dentro l'attuatore dà potenza, dipende dal volume dell'aria, ma dipende anche dalla sua densità. Ed è chiaro che la densità dell'aria varia a variare la temperatura, ovvero in un metro cubo di volume ci sta più aria se l'aria ha temperatura più bassa. Quindi lo scambiatore ha il compito di abbassare la temperatura affinché a parità di volume d'aria ci stia più massa e ci sia più potenza trasportabile. Perché? Perché quando l'aria passa dentro il compressore subisce parte dell'energia meccanica, si converte non solo in energia di pressione, ma anche in energia termica. Quindi l'aria tende a dilatarsi. Nello scambiatore la riduco di volume a parità di massa, o viceversa, a parità di volume aumento la massa, e questo è beneficio. Dopo lo scambiatore, il 4 è, noi abbiamo detto che l'aria va trattata per tre motivi: gli va dato pressione e va bene, però va trattata in che senso? Va pulita, gli va tolta la parte umida. Ovviamente, perché il vapore condensando all'interno del compressore, scusate, all'interno dell'attuatore, produce ossido, ruggine. Gli va tolta la parte solida, perché ovviamente la parte solida, chi si intende un po' di motori, ora chi si intende motori sta guardando il cellulare, ma in generale la parte solida crea all'interno del cilindro una rettifica. La polvere, se entra dentro l'attuatore, tende a graffiare lo stelo e quindi a ridurre le prestazioni. Quindi va separata. Inoltre va aggiunto all'aria l'olio. Perché? Perché ovviamente migliora la lubrificazione dell'attuatore, riducendo gli attriti, l'usura e il rendimento. Per fare questo comincio dal 4 a trattare l'aria, perché il trattamento avviene per stadi successivi. Non è che levo aria, non è che levo acqua, parte solida e aggiungo l'olio, tutto in un'unica attrezzatura, ma lo fa in varie attrezzature. La 4 è il separatore di condensa, quindi toglie dall'aria l'acqua. Poi c'ho il 5. Il 5 è una valvola di non ritorno. Perché? Perché uno dello scopo di un circuito cromatico è quello di impedire che il compressore lavori di continuo, perché il compressore lavorando di continuo si danneggia. Per fare questo metto il 6.
Il 6 è il famoso serbatoio, ovvero è l'accumulo. Quindi che cosa faccio io? Alimento un accumulo, fermo il compressore, distribuisco l'aria, quando scende sotto un certo valore, riaccendo il compressore e riporto l'aria al serbatoio. Chiaramente per fare questo che cosa devo fare? Devo dimensionare il serbatoio affinché la portata d'aria che il compressore porta è nettamente superiore alla quantità d'aria che esce, perché altrimenti il serbatoio non si riaria mai. Chiaro? Io creo accumulo quando l'entrata è maggiore dell'uscita. Quindi bisogna il compressore, se l'uscita è 3 litri al minuto, sia almeno di 6 per creare un accumulo. Se no, l'accumulo non ne frega. Se fa un compressore di 3 litri, entra e esce contestualmente. Se fa un compressore di 2, addirittura viene a mancare la portata d'aria. Quindi, se voglio avere un, poi lo vedremo, e qui faremo dei piccoli esercizi, devo dimensionare il compressore sulla base della portata in uscita che ho bisogno, quindi dell'utenze che ho attaccato. La valvola di sonno però a cosa serve? Serve perché l'aria, quando il compressore è spento, non torni indietro, perché chiaramente quando spegni il compressore, la pressione va a quell'atmosfera, il compressore ha pressione maggiore, l'aria tenderebbe a vuotare il serbatoio stesso. La valvola di non ritorno impedisce il moto retrogrado e quindi impedisce che il sistema a valle si scarichi. Contestualmente alla valvola di non ritorno abbiamo un sistema di controllo. Questo sistema di controllo è un sistema che controlla la pressione. Quando la pressione scende sotto un certo valore, pressostato, chiude il circuito, chiude questa levettina, vedete, si sposta. Cioè quando la pressione scende sotto un certo valore, vince la forza della molla, richiama la valvola a sinistra, chiude il circuito, arriva la corrente del compressore, il compressore comincia a pompare e rialimenta il serbatoio, impedendo la caduta di pressione. Vedremo poi la logica di progettazione di questo pressostato, perché questo pressostato deve tenere conto di due fattori. Qual è il valore pressione minima per cui si attiva? Allora, io devo tenere conto di due cose. Qual è la pressione minima che voglio nel circuito? Cioè, se io voglio che il circuito non scenda mai sotto una certa pressione. Ma se il pressostato lo metto alla stessa pressione minima che voglio, qual è il problema? Quando lo si chiude e fa partire il compressore, prima il compressore continua a produrre aria, inizia a produrla, nel frattempo si vuota il serbatoio e quindi la pressione continua e va sotto il valore che volevo. Quindi io devo tener conto di quanto prima chiamare a lavorare il compressore affinché che mentre il compressore parte e comincia a rialimentare, la pressione non scenda sotto il valore minimo che voglio. Quindi devo conoscere l'inerzia, i tempi di intervento per tarare la pressione di intervento. Chiaro? Perché mentre il compressore parte, la pressione continua a scendere, non deve mai scendere al di sotto del valore minimo che io voglio, perché altrimenti l'utenza mi si blocca. Chiaro? Ci siamo? O perlomeno il calo di pressione si traduce, secondo voi, nella macchina finale dell'utenza in una diminuzione della e quindi della a livello di energia. A livello della se diminuisce la portata d'aria e la pressione, soprattutto la pressione, Meno prestazione. ovvero Meno diminuisce la prestazione. potenza e quindi la macchina fa meno o va più piano o addirittura proprio se la pressione scende troppo non ce la fa, fa la forza e vince la forza antagonista. Chiaro? Perché finché la forza motrice è maggiore dell'antagonista, si muove, magari più piano, perché la differenza delle forze crea un'accelerazione minore. Quando la forza antagonista vince la forza motrice, sta proprio fermo. Non è che diminuisce l'accelerazione, ma proprio l'accelerazione si ferma. Ok? Andiamo avanti, abbiamo il serbatoio, il 6. Il serbatoio appunto ha il compito di accumulare l'aria e di impedire al compressore di funzionare in maniera continua. È l'unico scopo del serbatoio. Chiaro? Ovviamente, da buoni progettisti, ci dobbiamo sempre porre la domanda: quando conviene mettere il serbatoio o quando non conviene? È chiaro, la scelta del serbatoio ha un impatto rilevante sull'infrastruttura, perché occupa spazio, occupa
volume, costa e richiede manutenzione. Quindi è più conveniente avere un compressore che produce aria o un serbatoio. Il serbatoio ha un altro vantaggio, quello di creare una pressione costante. Se io ho un compressore che funziona, tutte le volte che il compressore funziona, la pressione ha un andamento pulsante, diminuisce, aumenta, diminuisce, aumenta, diminuisce, aumenta, quindi è meno. Quindi il serbatoio fa da volano, tende a rendere la pressione costante, e questo è preferibile, perché altrimenti avrei un impianto in cui vedo proprio la pulsazione dell'aria. Quando il compressore spinge, vedo la pressione aumenta. Quando aspira, la vedo calare, va bene? Andando avanti, sul serbatoio abbiamo due, i 12. I 12 sono due controlli, il controllo di pressione e il controllo di temperatura. Questo perché? Perché se mai venite chiamati a controllare un'anomalia di funzionamento, dovete avere a livello visivo ciò che sta succedendo nell'impianto. Chiaro? Perché questo impianto non funziona? Funziona male l'essiccatore? Scusate, lo scambiatore, quindi la temperatura è troppo, quindi la portata è minore per forza, perché a parità di volume nel serbatoio ci sta meno. Oppure c'è la pressione cala troppo velocemente. Perché cala troppo velocemente? O c'è una perdita, oppure dentro il serbatoio si è formata troppa acqua. Quindi si riduce il volume disponibile, si vuota velocemente. Infatti nel serbatoio avete un sistema che è qui, che è il separatore di condensa, che magari si è guastato, si è bloccato, non scarica più e l'acqua si è accumulata. Tutto questo fa parte, diciamo, della conoscenza del problema, conoscenza dell'impianto e intervento per il ripristino. Nella parte a monte abbiamo poi il 7, che è l'essiccatore. L'essiccatore ha la funzione di ulteriormente asciugare l'acqua, perché, come vedremo, il separatore di condensa lavora con il principio dell'inerzia, cioè io posso invertire il moto all'aria. Invertendo questo moto, io ho bisogno che l'aria abbia un'energia sufficiente per risalire. Cosa succede? La goccia d'acqua rispetto all'aria ha una massa maggiore, quindi ha bisogno di più energia per risalire. Non ce la fa a risalire, a mettere in moto, e quindi casca verso, e quindi viene raccolta in un serbatoio e poi viene eliminata. Chiaro? Però questo sistema fa sì che se la gocciolina è sufficientemente piccola, ce la fa a fare questo movimento, e quindi me la trovo più avanti. Allora, un sistema per eliminare assolutamente la presenza di vapore nella la presenza di acqua nell'aria è essiccarla. Chiaro? Portando a temperatura l'aria, cosa fa? La goccia di vapore si libera, va verso l'alto, la separo come fosse una distillazione, perché si crea l'aria bassa, l'acqua d'alto fuoriesce e l'asciugo. Questo è un sistema che è leggermente più efficiente per separare la condensa. Ovviamente nei sistemi dove voglio una raffinazione ulteriore dell'aria, se no senza essiccatore, ma contento della presenza d'acqua, che comunque rimane, seppur minima, che può danneggiare o meno l'attuatore. Chiaramente l'essiccatore può a monte richiedere un ulteriore scaldatore che riraffredda l'aria, perché dopo l'ho scaldata, se non la raffreddo, ho il problema che avevo all'inizio. Chiaro? Infine, di questo impianto, e ci fermiamo, abbiamo l'8, che è la valvola di intercettazione, ovvero quella che intercetta, perché poi sopra che cosa sono? Dopo c'è la distribuzione nelle vari sistemi, avete visto voi, nelle varie valvole di pilotaggio. Chiaro? Ho la distribuzione nei vari impianti, quindi posso scegliere di dividere l'impianto in A, B, C o D. Perché? Perché se anche succede un'anomalia sul reparto A, c'è una perdita d'aria, chiudo il reparto A, ma il reparto B, C e D continuano a lavorare. Se invece sono un impianto unico, se intercetto, metto tutti al buio. È lo stesso principio dell'acqua in casa, per cui in bagno c'è se c'è, spendendo un po' più di soldi, un interruttore, per cui c'è una perdita del bidet, chiudo il bagno, ma non levo l'acqua tutta a casa. Ok? Poi andremo a fare la distribuzione e vedremo anche questo. La prossima volta entriamo nel dettaglio ai singoli componenti e li studieremo.